Questo invito fa piacere, poi onorata di essere con Marco qui oggi, perché ci ritroviamo dopo incontri in giro per l'Italia, dopo tanto tempo, però se ci ritroviamo qua c'è un senso. Il lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi di Valori, Matteo Cavallitto, Corrado Fontana, Emanuele Sogno, è un lavoro di analisi rispetto a quello che stava succedendo e nel percorso che ha portato l'attuale ministro dell'Interno a cambiare, a scardinare quello che era il modello accoglienza in Italia. Questo lavoro che trovate su Valori online è un dossier che trovate anche in PDF, perché alla fine abbiamo scritto 17 articoli, sono 140 pagine, sono tutti articoli che trovate online, però volendo potete anche scaricarvi il PDF, l'ebook per poterlo leggere più agevolmente. Vi confermo che proprio anche grazie a queste presentazioni in giro per l'Italia stiamo raccogliendo materiali per aggiornarlo, perché in ogni città, siamo stati a Genova, siamo stati a Snago, oggi siamo qui, a Milano è già il secondo incontro, il precedente era presente anche l'assessore Maiorino, quindi abbiamo parlato di quello che effettivamente sta succedendo nei territori rispetto all'applicazione del decreto sicurezza. E il tutto, vi dicevo, è partito da una segnalazione che riguarda un po' il titolo del dossier che vedete, Migranti, gli sciacalli della finanza brindano Salvini. Titolo forte, non siamo stati querelati, nonostante abbiamo fatto i nomi. Abbiamo avuto qualche problema con i big delle accoglienze italiane che ci hanno chiesto una rettifica che è pubblicata al piede di uno degli articoli. Perché comunque abbiamo ricostruito anche, questa è la parte di dossier che ho seguito io, perché i big dell'accoglienza italiani e stranieri sono riusciti a entrare e lucrare sui famosi 35 euro che adesso sono un pochino meno, e vi racconto il tutto. Scusate, guardo un attimo il tempo. Ok. Giusto per, ok, sono le 4, quindi ho quanto, una mezz'oretta, va bene? Ok, giusto per, ok. Dunque, allora, intanto quello che è passato è effettivamente, e sta succedendo, ve lo dico, abbiamo avuto proprio conferma nelle settimane scorse, che grazie ai tagli che sono stati fatti ai bandi, ai capitolati dei nuovi bandi di accoglienza, chi reggerà e chi regge le economie di scala del sistema accoglienza italiano sono o davvero le grandi cooperative bianche, rosse, di tutti i colori, ma in ogni caso che hanno in questi anni guadagnato in ogni caso nel sistema emergenziale, ma dietro, ed è quello che poi quello che abbiamo documentato, sono entrati, già in Italia c'erano già alcuni nomi, poi ve li farò, ad esempio quelle che noi citiamo, fondi di private equity internazionali, che quindi partono dall'Inghilterra, passano per l'Austria, la Germania, Svizzera, insomma da un po' tutta Europa, oppure come holding che gestiscono, come in Francia, GEPSA, che attualmente gestisce il centro per il rimpatrio di Torino, che in realtà in Francia gestisce tutto il sistema delle carceri. Quindi aziende, come dire, non cooperative sociali, ma aziende che fanno business proprio sul sistema che non è più di accoglienza, ma è un sistema di detenzione. Ecco, questo è quello che è più simile. Qui dicevamo, guerra sporca che farà aumentare disuguaglianze, razzismo, crimine e tensioni sociali. E questo è un po' quello che sta succedendo, proprio perché alla fine si sta verificando. Cioè il decreto sicurezza, non so se tutti avete ben chiari, io comunque magari un ripasso lo facciamo rispetto a quelli che sono i punti principali, ha abolito ad esempio il permesso umanitario, visto che parlavamo prima, no, di quello che era come queste persone riescono a rimanere nel nostro sistema. Questo, quello che abbiamo detto subito, questo in collaborazione con ANCI,
triplicherà i costi azzerando i servizi. Cioè, da una parte, cito qualche dato, i dati sono tanti, il ministro a giugno dell'anno scorso annunciò subito che questi 35 euro per gestione costo di migrante erano troppi, andavano assolutamente tagliati, dicendo che eravamo appunto, l'Italia era il paese che aveva i costi maggiori dell'accoglienza in Europa. In realtà no, perché come ci sono documenti del Consiglio d'Europa che documentano che, come dire, non è vero, ci sono paesi come il Belgio, l'Olanda, la Finlandia, la Svezia, la Slovacchia che hanno, tra virgolette, dei costi, allora io sottolineo dei costi maggiori, poi parleremo della Germania, che in Germania non si parla di costi ma si parla di investimento sulla migrazione e poi vi spiegherò meglio perché. In parole povere, e questa è l'estrema sintesi, abbiamo, anche qui non do scontato nulla, quindi queste sigle che voi vedete non do per scontato che voi, anche se appunto siete qua da stamattina, le abbiate, le conosciate già. Allora, abbiamo quello che è il sistema di protezione richiedenti asilo, che è gestito centralmente da ANCI e dalla parte quindi dai comuni, con una direzione centrale che comunque sta sotto il Ministero dell'Interno ma che ha una gestione, come dire, controllata, monitorata e centralizzata ed è come dire, quella che è più trasparente, dove i comuni in prima istanza hanno, sono 1800 i comuni italiani che hanno aderito alla rete SPRAR ed era il modello che in un certo senso ci faceva avere spicco in Europa, perché è un modello, il sistema SPRAR è quello che mira all'integrazione. Abbiamo avuto il caso della Calabria, quando sotto i riflettori è finito Mimmo Lucano, ecco, diciamo che lì, come dire, in Calabria ad esempio è stato uno dei primi modelli nati dal basso proprio per andare a coprire il problema della detanalità da una parte e dall'altra parte invece introdurre e dare un senso a queste persone che si allontanano, arrivano in Italia, come diciamo a pranzo, migranti economici o meno, comunque sono persone che hanno un malessere e che in ogni caso sono liberi, no? Di poter vagare nel mondo, mentre, come dire, questo sembra ormai non più un diritto. Tornando a noi, questi i dati che insieme abbiamo ricostruito con ANCI, il tempo medio di permanenza per poi arrivare all'integrazione sul territorio in un centro SPRAR è 6 mesi, può essere anche sicuramente di più. La cosa più grave che però noi abbiamo sottolineato e vi confermo che sta succedendo è che passare da un centro dove sono previsti servizi di integrazione, lingua, di supporto psicologico per le persone con la vulnerabilità, pensiamo alle vittime di tratta, ai bambini, ai minori non accompagnati, alle donne, a chi davvero nel viaggio e soprattutto visto quello che sta succedendo, come sapete un po' tutti ormai, spero, in Libia, dove è stato il governo italiano con Minniti che ha ratificato un accordo per esternalizzare la nostra frontiera. Ecco, chi fugge dai carceri, non possiamo chiamare centri di accoglienza, dalle prigioni libiche, arriva in Italia in condizioni pietose, obiettivamente. Quindi il sistema di accoglienza deve anche ripensare che queste persone, se devono lavorare, integrarsi nel nostro territorio, in ogni caso lo devono fare con una situazione psicologica di equilibrio, di serenità. E quindi è sicuramente un costo sociale, ma che poi ha un ritorno in quello che è appunto il sistema di integrazione. Quello che invece non succede, e come adesso vi vado a dimostrare succederà sempre meno, è quello che in parte succede nei centri di accoglienza straordinari. Anche qui io citavo qualche numero che poi nell'inchiesta vi ritrovate. Allora, i numeri, i centri di accoglienza straordinari sono, anche qua non abbiamo dati certi neanche dal Ministero dell'Interno, come abbiamo scritto noi. Alcuni dati della Corte dei Conti parlano di 2000 centri, altri 1800. Alla fine abbiamo fatto un conteggio insieme ai colleghi delle associazioni con la quale abbiamo collaborato per l'inchiesta, ci sono, sembrerebbero, almeno 41 centri
di accoglienza straordinari, in cui rientrano ad esempio anche il CARA di Castelnuovo di Porto, che è salito alle cronache, poi vi faccio vedere, piuttosto che il CARA di Mineo, quindi con oltre 500 posti, che sono le strutture che sono state create negli anni del grande afflusso fino al 2015 e ancora prima, 400 fino a 500 posti e poi 386 fino a 100 posti. Questa è un po' la macro situazione. Fate conto che, così vado a memoria, per la gestione del CARA di Mineo i bandi parlano di circa 50 milioni di euro all'anno. Poi nel dettaglio vi dirò chi ha vinto questi bandi. Ecco, tornando a noi, in un centro di accoglienza straordinaria, che quindi differisce per qualità di accoglienza, integrazione e servizi, abbiamo dei tempi più lunghi, perché appunto i medici non sono, cioè l'assistenza sanitaria è fatta in maniera minore, i corsi di italiano, poi anche qui bisogna vedere come sono stati scritti i capitolati, quindi anziché fare un corso di italiano ogni 20 persone, come chi di voi ha fatto lezione alle persone straniere, sa benissimo che se hai persone che non parlano italiano non puoi avere classi di 30, 40, 50 persone e farne un'ora alla settimana, perché non serve assolutamente a nulla. Tutto questo ci porta a dire, e questo non lo diciamo solo noi, ma anche l'Istituto per gli Studi Internazionali e anche ASGI, allunga i tempi di permanenza. Quindi la bandiera del Ministro Salvini di dire diminuiamo i costi dei capitolati da 35 a 19, questa forbice da 19 a 25 euro, in realtà sta allungando e allungherà i tempi di permanenza di queste persone. Poi ovviamente se volete magari già fare delle domande nel frattempo, siccome il tema è complesso, sono ovviamente a disposizione. Tutto questo per dirvi che nella rete SPRARA attualmente ci sono circa 35.000 persone. Sono già arrivate da parte delle prefetture delle lettere per far allontanare, per svuotare la rete SPRAR delle persone che hanno perso il permesso umanitario. E poi vi dirò per fare posto a chi. Nei CAS circa 138.000, negli hotspot, ecco anche qui, gli hotspot sono Lampedusa, Pozzallo, Messina, Taranto, adesso in questo momento con il blocco dei porti di fatto sono vuoti. Come ho scritto, per certi versi fosse meglio così, perché per assurdo con il decreto sicurezza chi entra nello Stato, nel suolo italiano, è soggetto a 30 giorni di fatto di detenzione. Questo è, ve lo dico poi nel dettaglio, però questo magari ve lo dico subito. La prassi illegittima, che è diventata legittima con il decreto sicurezza, dice che c'è il trattenimento fino a 30 giorni per la determinazione, la verifica dell'identità e della cittadinanza per i richiedenti asilo, a cui si sommano quei 180 giorni in un centro per il rimpatrio in caso di mancata identificazione. Perché qui c'è questa trasformazione. Io vi ho parlato di SPRAR. Quindi la rete, 35.000 persone, una parte che era il nostro modello all'occhiello. Poi abbiamo 130.000 persone nei centri di accoglienza che in parte stanno svuotando, il Ministero ha fatto appunto queste azioni e le sta facendo, no? Molto mediaticamente di esposizione. E poi però si stanno costruendo, questo lo dobbiamo anche al Ministro Minniti, i centri per, come vi dicevo, Centro per il Rimpatrio, CPR, che tornano ad essere un po' come i vecchi CIE, quindi ritornano a essere luoghi, come il Garante per i diritti dei detenuti ha definito, luoghi di informali di detenzione. E quindi torniamo qua, che è quello che diceva Marco Mizzolo prima, alla fine non consideriamo queste persone, la legge dello Stato italiano in questo momento abbassa il livello dei diritti umani, perché non riconosce uno status alla fine di accoglienza, e questo è nero su bianco in questo momento nella legge. Vado avanti. Questa situazione
la perdita del permesso umanitario piuttosto che lo svuotamento dei centri di accoglienza straordinaria o dei CARA, sta portando, ed è già iniziato questo processo, a riportare sulla strada i conti. Questi sono stati fatti dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ISPI, almeno 140.000 unità. Ci sono i colleghi della Voce.info che hanno quantificato nell'arco di 3-4 anni quasi 600.000 persone, sempre che ovviamente entrino ancora in Italia. In questo momento, come abbiamo scritto anche in un altro articolo, sono pochissime le persone che ormai arrivano, sia perché sono trattenute nelle carceri libiche, sia perché le rotte si sono spostate. In questo momento chi ha nel Mediterraneo il record di sbarchi è la Spagna, ad esempio, che sta raggiungendo i numeri nostri di un paio d'anni fa. Un'altra cosa che è successa e che espone e fa diminuire quello che è il sistema dell'accoglienza dei comuni che sono in difficoltà, come anche lo stesso assessore Maiorino ha confermato appunto 15 giorni fa, ma come gli altri sindaci che ho sentito finora, sono i tagli ulteriori alle spese di vulnerabilità. Quindi se i comuni in questo momento, le spese di vulnerabilità, ricordiamo, sono appunto quelle che intervengono sulle vittime di tratta, sui minori non accompagnati e sulle persone che hanno problemi psichici, quindi che comunque dovrebbero essere seguite, ma i comuni si ritrovano sulla loro pelle di fatto a dover sopperire. E quindi qui il meccanismo dei poveri contro poveri. Infatti anche in ANCI in questo momento si è scatenato un po' come dire un certo dissidio, perché da una parte avete visto ci sono stati sindaci che sono, come il sindaco di Palermo, non solo, che si sono mossi in prima persona per dire noi comunque riconosciamo un certificato di anagrafe a queste persone, perché non avere un documento vuol dire non poter fare nulla di fatto. E questa è un po' la situazione. Ritorno un attimo indietro. In questo sistema chi è lì che sta guardando è ad esempio questa, una delle società, ORS, che è una multinazionale, come dicevo, questa addirittura ha un fondo di, fa riferimento a un fondo di private equity londinese con fondi sauditi, giusto per dirvi. Allora sappiate che il decreto sicurezza, come sapete, è diventato legge il 2 dicembre, ok? Vi ricostruisco leggermente alcuni passi. Il ministro a giugno fa al CARA di Mineo, dice che appunto i famosi 35 euro verranno tagliati, eccetera, eccetera. A luglio, fine luglio, 25 luglio, parte una circolare che arriva a tutte le prefetture dicendo che, chiedendo alle prefetture di bloccare tutti i bandi. Anche qua un passo indietro, non voglio dare per scontato nulla. I fondi per l'accoglienza, da chi sono gestiti? Me lo dite voi? Esatto, non direttamente dalle prefetture. Però chi le cronache ci dicono, le cooperative, no, in realtà i bandi e i capitolati, e soprattutto con questo decreto, il capitolato che taglia dai 35 ai 19-25 euro è stato fatto dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ANAC. Questa è una cosa che si è detta molto poco, però in realtà è proprio questo il meccanismo. Quindi parte questa circolare, i bandi in essere approvati vengono sospesi e in questo momento, vi faccio questo esempio, mentre succede questa cosa, ad esempio questa società, ORS, deposita, adesso l'ho scritto esattamente, il 22 agosto fa un comunicato stampa dicendo che l'assegnazione di appalti ai fornitori di servizi privati consente di sgravare notevolmente le strutture statali, l'Italia rappresenta un primo importante passo per la nostra espansione nel Mediterraneo. Allora, sappiate, questo è l'annuncio del 22 di agosto, la verifica poi l'ho fatta io, questa è la parte di inchiesta che ha fatto Matteo Cavallito. A un certo punto i colleghi in redazione mi dicono: ma ci risulta che sembrerebbe che ORS abbia già vinto un appalto. Faccio la verifica? Sì, ORS Italia aveva già partecipato a ottobre e risulta nell'elenco delle cooperative delle imprese che hanno vinto un bando di assegnazione per i centri di accoglienza di Roma a tempo record.
cioè l'azienda costituita in Italia il 22 di agosto, ai primi di novembre risultava già assegnataria di un bando. E questo è quello, poi ci sono tutti i vari dettagli. E qui, giusto per dirvi, l'Italia è l'ultima in questo sistema, perché il passaggio è arrivato dalla Horse Service che era in Austria, dove anche lì in Austria si sono poi state rivelate, in questo pezzo ve lo ritrovate poi sull'articolo, però anche lì, non voglio dire connivenze, qui dobbiamo sempre stare attenti come parliamo, però sicuramente ex ministri che, come dire, hanno familiarizzato con questo tipo di imprese, per cui lo scambio che ci ricorda tanto un po' la nostra mafia capitale è sempre quello. E quindi torniamo a noi. Allora, in questo momento tutti i bandi di assegnazione, scusate, torno un attimo indietro perché la storia, come avete capito, è un po' complicata, però l'abbiamo seguita bene. Allora, i bandi di assegnazione sono stati a un certo punto sospesi e riemessi con il nuovo bando di capitolato voluto appunto dal ministro Salvini, che l'ha annunciato in accordo con ANAC, che è l'autorità nazionale anticorruzione, al 7 di novembre. Quindi alcuni bandi sono stati rilanciati, faccio un esempio, Milano, i nuovi bandi di assegnazione da parte della prefettura, è stato appena chiuso il primo bando. Cosa vuol dire? Che è stato riemesso appunto dalla prefettura un bando di assegnazione dei vari posti nei vari centri di accoglienza milanesi, il bando ha ricevuto tutte le varie offerte, in questo momento è chiuso. Qui ve lo dico, sappiate, le cooperative medio-piccole, ad esempio Cascina Chiaravalle, ad esempio, che è un centro di accoglienza straordinaria che magari voi conoscete, hanno già fatto ricorso al TAR del Lazio, perché con il tipo di capitolato presentato, loro dicono: noi non possiamo più garantire un sistema degno di quello che è l'accoglienza e l'integrazione. E tutto questo alla fine ci riporta a questo articolo, che noi avevamo uno dei tanti, insomma, il problema non sono i costi a questo punto, ma come vengono spesi questi soldi. E questo è il punto sulla quale noi abbiamo lavorato. Il totale circa degli appalti annuale è intorno ai 3 miliardi, giusto per darvi un'idea delle cifre. Questo era un po' riepilogo per farvi vedere, queste sono slide, ecco, poi volevo spezzare una lancia, visto che poi anche Marco è presidente di un'associazione, quindi come dire è anch'io, quindi c'è tutto un lavoro della società civile organizzata, così come appunto sottosopra, insomma chiunque, cioè, c'è un grande lavoro intenso di ricerca e di monitoraggio da parte della società civile organizzata. Le famose ONG oppure associazioni mondo no profit, che così tanto è stato osteggiato ed è oggetto di campagna mediatica, come sapete, contraria, quindi non è solo il problema di Mediterranea, ma quel problema in qualsiasi dinamica, no? Soprattutto nel momento in cui si parla di migranti, in realtà è anche quella parte che ha monitorato invece la spesa pubblica, perché come raccontiamo nel dossier, questo ad esempio sono infografiche che ha preparato Open Polis, con la quale abbiamo collaborato e abbiamo utilizzato i dati da loro elaborati. Open Polis ad esempio ha fatto più di 100 richieste di accesso alle informazioni alle prefetture, perché sappiate che i dati dei bandi non erano ancora pubblici, nonostante ci siano due leggi dello Stato che come dire, i nostri soldi devono essere dichiaratamente pubblicati, cioè dobbiamo sapere esattamente come è stato speso denaro pubblico, però diverse prefetture italiane, questa risposta, anche attraverso quello che è lo strumento del Freedom of Information Act, non hanno risposto. In ogni caso una parte dei dati sono stati pubblicati e ve lo ritrovate. Grazie a queste risposte, all'analisi di, loro hanno fatto circa 12.000 contratti di appalto, sono stati esaminati. Questo è quello che ad esempio è venuto fuori, quanto è l'importo medio dei contratti pubblici per la gestione dei centri di accoglienza.
quindi parlavamo prima del valore delle agromafie, no? I 25 miliardi, anche qua sono miliardi, sono centinaia di migliaia di euro che, come dicevo, solo l'appalto del CARA di Mineo, il bando di appalto ce l'ho ben presente perché appunto lì è stato, come vi spiego poi nel dettaglio, come dire, oggetto di varie inchieste, anche del troncone siciliano di Mafia Capitale, si parla di 50 milioni di euro, e non è poco, come potete capire. Questo quindi la media, valore medio dell'importo a base d'asta, 1.600.000 euro. Quindi capite quanti soldi si muovono. E però questo è il punto che ad esempio grazie a Open Policy abbiamo messo in evidenza, e che tra l'altro la nuova riforma della legge sugli appalti, il nuovo codice degli appalti, purtroppo ci fa tornare indietro, come ho scritto, cioè soprattutto nel periodo di Mafia Capitale e insomma anche prima, molto spesso, se guardate, vedete, no? Procedura aperta, procedura negoziata senza previa pubblicazione, affidamento diretto via accordo quadro, cottimo, affidamento diretto, ci sono delle percentuali molto forti o di affidamenti diretti o di procedure negoziate senza previa pubblicazione. Le inchieste della magistratura per corruzione sono partite proprio intorno a questo tipo di appalti. Nella nuova riforma che vi dicevo, che è stata approvata con il DEF di fine anno, si torna indietro, si innalzano le percentuali, quindi il tetto per l'attribuzione di bandi in procedura negoziata o affidamento diretto. E il nostro pensiero è stato purtroppo, e non solamente nostro, perché anche Libera, insomma, le associazioni nazionali antimafia lo hanno sottolineato, è che tutto questo non fa altro che favorire il meccanismo che i furbi, i soliti furbetti, ritornino. Qui vi faccio un'altra anticipazione di quello che andrò a scrivere nelle prossime settimane. Il sentore è che se non tutti i bandi in questo momento riescono a essere ripubblicati col nuovo capitolato che scende dai 35, 25 euro e 19, quello che è, rimarranno in vigore i bandi precedenti, ma in procedura negoziata senza pubblicazione. Quindi non è assolutamente vero che si andrà a spendere meno, cioè si prorogheranno comunque i vecchi bandi. Quindi chi alla fine ha le spalle grosse per aver vinto prima o adesso la gestione del sistema accoglienza che di fatto ritorna emergenziale, ha ancora gli strumenti per poterlo fare. Se volete fare domande, interrompetevi pure, non volevo, perché so bene che non è il tema non è semplice. Un richiamo che vi faccio è chi ha monitorato. Allora, Open Policy ha fatto questo grande lavoro che vi ritrovate poi nell'articolo e anche sul loro portale, in cui si vede nel dettaglio quello che è successo. Sappiate che però noi siamo andati a tirare fuori un altro dato che ad esempio neanche ANCI conosceva. La Corte dei Conti ha fatto lo stesso lavoro, cioè la Corte dei Conti a un certo punto, come è il suo lavoro da Costituzione, è andata a verificare come sono stati spesi i soldi. E come io poi scrivo in uno di questi articoli, la stessa Corte dei Conti ha definito la maggior parte della gestione economica e di verifica delle spese delle prefetture totalmente inadeguata. Perché che cosa succede? Nella maggior parte delle volte vengono affidati i bandi vengono appunto gestiti, ma poi chi verifica la qualità, la gestione dentro il centro di accoglienza? E qui, scusate ma lo dobbiamo dire, la campagna contro l'ONG che hanno fatto monitoraggio. Perché l'ONG, molte, come abbiamo la Coalizione per i Diritti Umani, ActionAid, Indie Watch, ASGI, l'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione, e non solo loro, ad esempio in Sicilia c'è una piccola associazione che abbiamo citato, che è Borderline, sono andati a vedere davvero come vengono gestiti questi soldi. E molto spesso hanno dovuto richiamare le stesse istituzioni, perché c'erano un sacco di violazioni. A partire dall'hotspot di Lampedusa ai centri di accoglienza nel centro della Sicilia, dove ad esempio, vi faccio una cosa che mi viene in mente, con gli adulti c'erano i minori non accompagnati, con tutto quello che voi potete immaginare.
quindi violazione dei diritti umani, di accoglienza minimi elevati, e nessuno di fatto tutela queste persone, anche perché l'altra caratteristica che abbiamo fatto, l'altra caratteristica è questa: i centri per accoglienza straordinaria non sono nelle città, non sono appartamenti come prevede anche la rete SPRAR, integrati nei quartieri, nei territori. Sono in genere dei casermoni o delle situazioni lontano dalla città, lontano dai quartieri. E lì obiettivamente è una strategia, così come sarà anche per i centri per il rimpatrio. Il meccanismo è esattamente questo. E mi fa pensare a quello che appunto diceva prima Marco: allontaniamo il problema, teniamoli lontani. E da una parte, rilasciamo per strada quelli che perdono, a nostro avviso, insomma, con il permesso umanitario, rimettiamo persone per strada. Quindi rialziamo il livello di tensione sociale, perché è chiaro, e poi diamo i numeri effettivi di questa tensione sociale, questo è. Questo è il pezzo che vi dicevo, i big dell'accoglienza, sulla quale abbiamo ricevuto la richiesta di rettifica. Vi invito ad andarlo a leggere, perché appunto abbiamo semplicemente ricostruito chi sta vincendo i più grandi appalti. E sono sempre le medesime cooperative, i nomi ritornano dal nord al sud dell'Italia, sono quelli. Quindi queste però sono cooperative, in realtà sono imprese, molto spesso sono SRL ormai, insomma, sono società, non dico operazioni, ma quasi, che alla fine sono in grado di gestire quelle economie di spesa che vi dicevo che, ad esempio, le cooperative che hanno fatto accoglienza a Milano fino a prima dell'approvazione di questo pacchetto sicurezza si sono rifiutate di fare e hanno appena mandato appunto un ricorso al TAR. Quindi questo è quello che sta succedendo. Poi c'è un altro aspetto che vedrete nelle prossime settimane e che in parte avete già visto. Questa immagine l'avete vista tutti, io penso, la maggior parte. Lei è Rossella Muroni, deputato. C'è stato lo svuotamento del CARA di Castelnuovo di Porto. Allora, il CARA era un megacentro, aveva più di 500 persone, quindi comunque non era una struttura SPRAR, no? Anche se il sindaco di Castelnuovo di Porto, come noi abbiamo scritto, aveva già fatto degli accordi con la prefettura, quindi è vero quello che poi in parte per fortuna è emerso dalle cronache, anche grazie a questo gesto della Muroni, di dire lì c'erano famiglie, bambini, attenzione, cioè è vero, si era iniziato un percorso di accoglienza e integrazione, nonostante fosse un centro di grandi dimensioni. Così non è successo magari al CARA di Mineo. Sappiate che il CARA di Mineo, che è al centro anche dell'inchiesta di Mafia Capitale, sta per essere svuotato in questi giorni, ma nessuno ne ha parlato. Dove vanno le persone? E qui l'abbiamo scritto, questa vabbè, la slide che vi riproponevo prima. Quello che abbiamo verificato è che una parte delle persone che vengono allontanate dai CARA, quindi dei mega centri, finiscono nella rete SPRAR, cioè i comuni sono stati invitati ad allontanare le persone che perdono il permesso umanitario per fare spazio ai mega centri, alle persone che lo Stato decide di sfollare dei mega centri. Quindi capite che è un cortocircuito pazzesco. Tutto questo ovviamente il Ministero dell'Interno si è guardato bene da dirlo. Sono informazioni che noi abbiamo scoperto attraverso dei bandi. Cioè, ad esempio, c'è stata la Prefettura di Brindisi che ha fatto un bando proprio in cui si documentava la richiesta di mezzi di trasporto per le persone che dovevano essere allontanate dal CARA di quella zona. E tutta questa cosa però non è stata detta, giusto per dirvi. Queste sono cose che vi avevo detto. Adesso inizio, io direi che avrei magari 5-10 minuti. Ho messo alcune delle slide sul sfatare i falsi miti intorno alla migrazione. Questo è uno dei più gravi. Abbiamo parlato fino adesso di costi, no? Costo. La Germania, e questo l'abbiamo analizzato abbastanza bene, parla invece di investimento.
Noi vi ho parlato di 3 miliardi circa ogni anno. La Germania ha messo a bilancio 23, quasi nel 2017 il governo centrale ha stanziato 21,3 miliardi di euro per l'assistenza ai rifugiati, oltre il 6% del suo bilancio operativo annuale. Quindi è vero che l'operato del nostro ministro dell'interno in Europa ha portato molti capi di Stato a aderire a questa politica, ma nei fatti sia ad esempio la Germania, in parte anche la Spagna, ma soprattutto la Germania, non ha considerato il fenomeno migratorio un fenomeno da campagna elettorale. Ha pensato a questa slide che vi faccio vedere, che c'è un saldo migratorio e una denatalità. Pensate, differenza tra nati e morti. In Germania, in Italia 190.000, in Germania 148.000. La Germania nel 2017 però è cresciuta di più 328.000 persone anche grazie al sistema accoglienza, mentre in Italia è diminuita di 105.000 persone. Quindi noi in questo momento abbiamo un tasso di crescita sotto lo zero. La Germania invece, investendo e facendo in modo che l'accoglienza è molto simile a quella che noi stiamo smantellando, perché il sistema di accoglienza tedesco, e questo l'ho anche raccolto in alcune testimonianze, è molto simile alla nostra rete SPRAR, in parte, poi di lucidazioni vediamo. L'ho parlato con qualche professoressa. La nostra SPRAR è superiore. Sì, assolutamente, sì. No, lì è stato. No, ma sono d'accordo, non stavo. Sì, sì, non stavo di. Allora. Oh, ok, no, no, ma sono d'accordo. Esatto. Giusto, ma stavo dicendo questo. Sono d'accordo. No, no, ma io stavo dicendo. Esattamente, non volevo. Giusto. Ma io non stavo decantando un modello Maiorino, stavo decantando un modello tedesco. Assolutamente. No, no. Scusa solo un attimo, preciso subito perché creiamo confusione. Quello che stavo dicendo è che il sistema tedesco assomiglia, come dire, se possiamo pensarlo, come il nostro modello SPRAR ai massimi livelli. Quindi un sistema di accoglienza in cui una persona che entra in Germania ha quasi subito comunque un documento di identità, e con quello ha il documento di identità e subito si deve iscrivere ai corsi di lingua, ai corsi di integrazione. Mentre noi, vi ho fatto vedere i tempi, no? Uno rischia di rimanere 30 giorni in un hotspot più altri 180 giorni, non avere un documento ed essere lì purtroppo ciondolante a fare nulla, povero, esattamente, sì, questa è la situazione. Mentre lì no, infatti altri dati che ritrovate in questo articolo. Però questo maggiore ragione ve lo cito, perché era proprio la fine dal punto di vista occupazionale. Praticamente questo investimento, come dice appunto l'Istituto per la ricerca dell'occupazione tedesco, ci dice che l'integrazione come processo a lungo termine ha portato questo. Allora, poco meno del 50% dei richiedenti asilo migranti di età compresa tra i 15 e i 64 anni è al lavoro a 5 anni dall'arrivo in Germania. Il tasso di occupazione raggiunge il 60 dopo 10 anni e il 70 dopo 15. Quindi questo è il modello vincente, quello che noi avevamo messo, infatti questa è la precisazione che volevo fare, sulla carta col modello SPRAR. In questo momento, ha ragionissimo l'intervento, si sta tornando, e qui vado alle slide, esatto, questi sono i numeri che vi ho fatto, in ogni caso le slide poi saranno a disposizione, ve le lascio. Scusate, salto, ecco, torniamo a questo, esattamente questo, cioè in questo momento si sta smantellando la rete SPRAR e quindi che cosa è il sistema ovviamente dell'accoglienza fatta dal privato sociale, e è vero, e questo è inutile negarlo. Caritas ha annunciato che metterà a disposizione, sta mettendo a disposizione, perché anche Caritas ha partecipato ai bandi di accoglienza. Quindi, certo, sì, no, ma infatti è tutto molto chiaro e trasparente, però in questo momento sta dicendo, questo bisogna però darne atto, che mentre le prefetture dicono anche a Caritas Ambrosiana allontanate queste persone dai vostri centri perché noi i 35 euro non ve li diamo più,
Caritas, questo bisogna darle atto, dice no, noi queste persone comunque continuiamo a mantenerle, ci mettiamo soldi noi e chiediamo sostegno, però dobbiamo verificarlo, io adesso non posso ancora smentirli perché la notizia è appena uscita. Assolutamente. In ogni caso, io direi che il grosso l'ho finito, insomma, poi sono qui a disposizione perché qui guardate, io ho scritto 7 dei 17 articoli e sono tutti pieni di dati, però quello che mi interessava mostrarvi era smantellare una per una quelle che sono poi davvero le informazioni che ci vengono proposte e che quindi chi lucra oppure ha favorito l'illegalità è lo stesso Stato. Questo articolo in cui vi dico l'illegalità di Stato, la campagna Porti Chiusi, è di fatto ci ha portato a questo, perché da un certo punto di vista, vi dicevo prima, delle pratiche illegali, l'Italia ha già di fatto perso, allora attenzione, sia il CSM che il Consiglio d'Europa hanno accusato e il Garante dei detenuti stesso hanno accusato questo decreto di essere anticostituzionale. In realtà l'Italia è già stata anche condannata dalla CEDU, quindi come dire, tutto questo è sotto silenzio, quindi nel momento in cui sentite la voce grossa, no? Abbiamo diritto di tenere i porti chiusi, assolutamente non c'è nessun diritto, semmai è esattamente il contrario. Comunque tutto questo lo ritrovate. Quindi tutto questo per dirvi che i dati Ipsos ci dicono che l'Italia in ogni caso è il paese più disinformato al mondo sull'immigrazione, quindi a parte questo pubblico molto preparato siamo molto disinformati, perché purtroppo è vero che qui utilizziamo il termine fake news, è vero che sono passate nell'immaginario collettivo non informazioni coerenti, al di là di non voler, attenzione, qui lo sottolineo anche rispetto al tuo intervento, indorare nessun modello, perché io stessa so che nello SPRAR romano ci sono problemi, piuttosto che magari ci sono dei CAS come quello che è stato smantellato, che invece Castelnuovo di Porto aveva una gestione che era invidiabile per certi versi. Quindi il buono e il cattivo c'è in tutto il sistema. È chiaro che però la mancanza di trasparenza e la mancanza di verifiche di come questi nostri soldi sono stati spesi ha fatto in modo che da una parte tutto questo sulla pelle dei migranti, come io ho scritto, e sui nostri portafogli. Quindi da una parte è vero che come cittadini abbiamo contribuito a sostenere un modello ingiusto e questa è la verità. Quindi siamo disinformati, l'invasione non c'è, questi sono dati come trovate a Eurostat, quindi non ce li stiamo inventando, nel senso, come vedete, la Germania e il Regno Unito hanno accolto negli anni più di noi. Anche rispetto alla competizione, a parte che dopo l'intervento di Marco Mizzolo sappiamo, ormai per certo, no? Non si è voluto parlare dei lavori nascosti, adesso grazie anche a queste inchieste è il lavoro di chi è andato davvero sui campi a capire, sappiamo che è la conferma che queste persone nella maggior parte dei casi fanno i lavori che noi non vogliamo, non possiamo fare, perché questa è la verità e questi sono i dati che ce lo confermano. Anche qui, questo è un dato molto importante, elaborato dalla Fondazione Leone Moressa sui dati del Ministero delle Finanze, Corte dei Conti e Istat. Quindi sono, ecco, questo è il nostro modo e anche il mio modo di lavorare. Tutti i dati che vedete citati vengono tutti da fonti pubbliche, non ce li siamo inventati noi, non sono numeri. Ah, avete visto, abbiamo fatto fact checking su tutto quello che ha detto il Ministro e non solo. Allora, la stima delle entrate e delle uscite al 2016 ci dice che comunque il saldo, guardate, su tutto, cioè le persone migranti che vivono in Italia, quindi tasse sui permessi di cittadinanza, lotto, lotterie, imposto sui carburanti, consumi, gettito IRPEF, ci dà 19 miliardi di euro. Il totale delle uscite per il sistema accoglienza e non solo, sanità, istruzione, servizi sociali, casa, giustizia, Ministero dell'Interno, quindi i famosi appalti, trasferimenti economici, 17 miliardi e mezzo. Quindi abbiamo comunque un saldo positivo. Però, torniamo lì, come vi dicevo prima, noi, a differenza della Germania, non stiamo creando buona occupazione, non stiamo creando integrazione, stiamo favorendo in realtà odio, perché questo davvero potrebbe acuirsi nel momento in cui se non interviene il privato sociale, se non intervengono i comuni in questo momento, tutte le persone che perdono il permesso umanitario si ritrovano per strada.
e questa è la verità. O vanno, attenzione, ad alimentare quello che vi ho detto prima, il sistema di detenzione, perché mentre qui si vuole risparmiare, già con la legge Minniti sono stati stanziati, e questo governo le sta portando avanti, la costruzione dei nuovi centri per il rimpatrio, che non sono centri di accoglienza, sono centri di detenzione. Centri di detenzione, e torniamo all'inizio dell'inchiesta, che saranno gestiti dalle cooperative. Vai. Sì, dimmi, quale? Questa? Vai. Un microfono? Ci siamo nei tempi, ho finito. Va bene? Sì, massimo 10 minuti con le domande comprese. Sì, sì, perfetto. Io ho finito in realtà. Vai. Quindi possiamo già iniziare. Era una domanda rapidissima. Volevo chiedere perché i contributi previdenziali risultano solo nelle entrate e non nelle uscite, visto che comunque sono soldi che vengono anticipati ma poi vanno restituiti con la pensione. Allora, su questo dato hai ragione, obiettivamente. Allora, non so dirti se rientra in una di queste voci, perché il discorso è che noi prevediamo di dare la pensione, non so, ti rispondo io così, adesso me lo vado a verificare, però noi prevediamo di dare una pensione a queste persone in questo momento, che mi risulti, non so se il nostro sistema di prevenzione, di previdenza lo sta prevedendo. Se ne va, cioè questo, cioè noi non stiamo creando le basi per cui per queste persone, almeno ad ora, però questa è una domanda che mi riservo di farti una verifica, non stiamo creando le basi per un'accoglienza di lunga durata per la maggior parte di queste persone. Torniamo al fatto dello Ius Soli per i bambini, cioè dopo tutto. Quindi stiamo comunque continuando a fare in modo che i figli dei migranti che stanno contribuendo a aumentare le casse pubbliche non hanno il diritto di cittadinanza. Questa è la verità. Quindi io, questa è la mia risposta, però mi riservo di risponderti facendo una verifica e chiedendo ai colleghi, per questa elaborazione della voce.if. Sì, sì, prego. Volevo questi comunque sono dati che trovate negli articoli, la famosa invasione musulmana, la maggior parte degli immigranti sono cristiani, e poi, come vi dicevo, anche qui non è vero che l'accoglienza è stata fatta dai paesi ricchi, tra l'altro la Turchia ha fatto il lavoro sporco anche come peggio di noi, il Pakistan, l'Uganda, il Libano, e l'Iran. E poi, scusate, chiudo, questa è l'ultima slide su l'emergenza, i numeri dell'emergenza, ve la ritrovate, questa è l'elaborazione della Corte dei Conti, quindi sono sempre dati ufficiali, forniti da tutte le prefetture, percentuale di abitanti e percentuale di migranti nella regione. Adesso i dati sono anche un po' scesi, quindi in Lombardia l'emergenza migranti sono su 10 milioni di persone 45.000. Punto, io ho finito, grazie. Ringrazio Rosy Battaglia, chiedo semplicemente se ci sono delle domande, se ci sono delle domande, se potete venire avanti così velocizziamo un po' i tempi. Prego. Chiarissimo che non c'è emergenza numerica, eccetera, è ovvio. Il problema qual è, come sistema Milano, che non vengono distribuiti in via della Spiga, Monte Napoleone, il Palazzo di Giustizia, dintorni dove abita Pisapia, eccetera, che ho votato, sia chiaro, ma vengono tutti messi in periferia, dove, siccome l'Aler ci ha rubato soldi e basta, ha distrutto le case, devono occupare le case, e allora però poi la polizia, d'accordo col comune, va a sgomberare le case che questi poveri disgraziati occupano perché non hanno altro. Quindi ecco, il disastro, cioè, di nuovo, no, infatti, ma l'emergenza non viene vissuta da chi vive in centro e da chi gestisce il comune di Milano dal centro, che infatti accoglie anche una persona con il GIAB, cosa inaccettabile perché vorrebbe dire anche una consigliera suora. Quindi il problema, appunto, che affronteremo dopo, multiculturalismo, interculturalismo, invece le differenze tra queste due cose, quindi lo scambio non c'è a Milano come non c'è in Italia, cioè allora, vengono Italia, periferia, centro. Dico, capisco che, perché il livello di partecipazione civile, di visione milanese è elevatissimo, però guardando cosa succede nel resto d'Italia, io vi dico solamente che i sindaci della provincia di Lecco, che ho incontrato a Osnago
qualche settimana fa erano disperati, perché ad esempio loro a agosto dell'anno scorso poi mi hanno ringraziato perché hanno capito purtroppo dopo 6 mesi cosa stava succedendo. Nella provincia di Lecco fino alla Valsassina e più su, sapete che ci sono stati questi famosi alberghi, no? Qualcosa alle cronache è arrivato. In realtà però quello che mi hanno detto è che negli anni per fortuna si era riusciti a intervenire trasformando i CAS in rete SPRAR, quindi cominciando il processo di integrazione. E finalmente la cosa stava dando i frutti, tanto è vero che questo il sindaco appunto non di Lecco, di quest'altro comune, mi stava dicendo che noi ad agosto avevamo mandato questa circolare, questo dato al Ministero dell'Interno e alla rete SPRAR, perché è un servizio del Dipartimento del Ministero, dicendo guardate che abbiamo altri posti disponibili di accoglienza, che era un miracolo, no? Pensando che prima... No, il ministero non ha risposto e poi è arrivato il pacchetto sicurezza. Quindi sono d'accordo che Milano, ecco, sappiate che però quel sindaco in quel momento mi ha detto, però ecco, noi in questo momento siamo vessati e disperati perché abbiamo lavorato per l'integrazione e in questo momento se ci vengono tolti fondi per l'accoglienza dobbiamo scegliere tra la povertà dei cittadini italiani, tra virgolette, rispetto alle famiglie vulnerabili e minori non accompagnati, e non lo vogliamo fare da una parte. Dall'altra parte vediamo Milano, abbiamo visto, infatti dopo la manifestazione, dici però vedere la piazza di Milano ci ha riportato un po' di speranza, quindi io capisco il tuo non cinismo ma... visione, esatto, radicata, però ecco vi invito anche però a pensare che fuori Milano è peggio, questo. Volevo dire solo questo, purtroppo. Qualche altra domanda? Ma già? Non so, no. Vai. No, Matteo, perché mi devo segnare tutte le sue. Volevo approfondire un attimo un discorso. Lei prima parlava di un modello tedesco, io non lo conosco bene, però mi sembrava che l'argomento per cui fosse da elogiare, a suo avviso, fosse il fatto che in qualche modo l'accoglienza veniva considerata una forma di rimedio al calo demografico. Sì. Io su questo aspetto, che ho già sentito in qualche modo argomentare, ho delle perplessità. Da un perché... punto di vista economico, chiaramente, no, ragione. Io, se non riesco a fare figli, non ho la possibilità di trovare un lavoro che me lo permette, il mio paese mi dice... Guarda, sappiamo che non sei nelle condizioni di farlo, però guarda, abbiamo salvato questo bambino, coi numeri ci siamo. Io posso essere contento per quel bambino, però in un paese dove c'è un 30% circa di disoccupazione non riesco a capire come l'arrivo di nuova manodopera non specializzata possa manifestarsi davvero come risorsa poi per tutti quanti. E poi quelle situazioni di cui parlavamo prima del caporalato sono anche uno specchio di questo, cioè il fatto che queste persone sono disposte a fare quei lavori che noi giustamente non vogliamo più fare e che nessuno dovrebbe voler fare a quelle condizioni, quindi anche approfittarsi di loro in questo senso non trovo sia giusto. E l'aspetto prima l'avevo indicato già polemicamente sapendo perché quell'aspetto della previdenza, è vero che vengono contati solo per le entrate perché come diceva esatto. Boeri è previsto che queste persone scapperanno a un certo punto e che quindi non gli verranno restituiti quei soldi, però anche questo è un modo di approfittarsi di loro, noi sappiamo che li stiamo derubando. Quindi penso che sia sbagliato dire sono una risorsa perché tanto li facciamo scappare dopo avergli preso i soldi della previdenza. Non sono ragione. Posso risponderti? Qui. No, grazie, ma sono tutte osservazioni giustissime. Allora, a monte, questi dati sono stati... Valori è una testata che si occupa, come sapete, di economia, quindi io che sono giornalista sociale mi occupo di numeri e tutto deve essere in un certo senso correlato a questo, però non dobbiamo dimenticare l'aspetto che tu dicevi, assolutamente. Allora, il discorso è anche questo, c'è un problema e questo è uno degli articoli che dovrebbe uscire nei prossimi giorni, sempre che dovrei firmare io, rispetto alla mancanza di giustizia sociale nel nostro paese. È stato lanciato l'altro giorno dal forum disuguaglianze diversità, quindi vedo che sei già presente, lì secondo me c'è una bellissima analisi che vi invito poi, in parte io devo ho riassunto, del fatto della mancanza di distribuzione. No, allora noi parliamo giustamente qui, come ho scritto tante volte nei pezzi, poveri contro poveri, questa è la verità,
punto. Povertà contro povertà. Questo è il meccanismo elettorale, speculativo, che tra l'altro chi è al governo in questo momento, sappiamo, ha usato in maniera felicissima, visto che sale sui sondaggi, e tra un po' abbiamo le elezioni europee. Dall'altra parte però, al di là del discorso reddito cittadinanza o meno, sono d'accordo con quello che diceva lei prima, c'è un problema di scardinamento della ridistribuzione della ricchezza. E secondo me l'analisi del gruppo, del forum diversità, disuguaglianza, che chi non lo sa vi invito poi ad andare comunque a leggere, in ogni caso lì è società civile, tra cui molte delle associazioni italiane più attive, insomma la cittadinanza attiva, Lega Ambiente piuttosto che, insieme a ricercatori universitari, ha cercato di dire ok, allora l'Italia versa in questo stato, che facciamo? Andiamo a guardare i dati, e questo, i dati ci servono a questo, cioè non ci servono a dire io non posso fare figli a 20 anni, a 30 anni, però ho accolto un minore non accompagnato dal Libano, e quindi no, tu hai diritto ad avere dei figli, così come ha diritto quel bambino di poter vivere e non solamente sopravvivere in magari una parte della sua infanzia in un centro di accoglienza straordinario in condizioni pietose. Il problema vero è la ridistribuzione della ricchezza, perché questi sono dati che vi invito poi ad andare a guardare nelle prossime settimane, ma in parte ci sono già online, è proprio il fatto che qui c'è chi davvero è più ricco, cioè 5 milioni, allora parliamo dei 5 milioni di migranti, ma dei 5 milioni dei ricchi italiani, sono 5 milioni, ho scoperto, 5 milioni, che sono diventati molto più ricchi, non sono solo le classifiche di Forbes, no? No, qui stiamo parlando di 5 milioni di italiani che nell'ultimo decennio, ventennio, si sono arricchiti. Io no, tu no, sei molto giovane, ma mi stai raccontando di cose e dici no, io sono già parto giovane, faccio già fatica. E hai ragione, perché non riesci neanche a prevedere un futuro. Quindi io però ti inviterei a fare un ragionamento, che è poi quello che ci ha portato qui anche oggi pomeriggio. Dobbiamo uscire dal meccanismo che ci fa pensare che c'è qualcuno che si merita di essere più ultimo di noi, perché prima o poi tocca a noi. Non so se è chiaro, cioè il fatto di pensare che chi è costretto a subire caporalato, o io parlo anche per me come giornalista freelance, cioè sei costretto a scrivere 5 euro a pezzo, se non lo fai, cioè io non lo sto facendo più, ringraziando il cielo, ma tanti miei colleghi giovani lo fanno. Ecco, è caporalato quello, perché 5 euro per scrivere un articolo che ti tiene impegnato magari una giornata o una settimana, che cos'è? Quindi il problema della mancanza di riconoscimento di diritti è un problema trasversale a tutta la società. E scusami se ti rispondo non con questa inchiesta, ma col lavoro che ha fatto Forum di Disuguaglianze, loro in effetti in un punto dicono, beh, ai maggiori di 18 anni noi dobbiamo dargli una dote, perché questi ragazzi adesso non hanno niente, ed è vero. Non so se ti ho risposto, però questo è il meccanismo. Io continuo a dire, la Germania è un punto di riferimento, guardiamolo, citiamolo. Nonostante la cattiva campagna del nostro ministro ha fatto in modo che anche Merkel, eccetera, per convenienze elettorali hanno nascosto questa cosa, però i dati che vi citiamo sono dell'anno scorso, 2 anni fa. Quindi, come dire, questi non è che hanno smesso di investire, no, assolutamente, perché hanno visto che è un ritorno. Però non è solamente un ritorno, allora, economico, è anche un ritorno di equità sociale, perché, questo non ve l'ho detto, però nel pezzo ve lo ritrovate, il fatto di accogliere e creare lavoro è un beneficio per tutta la collettività. Quindi magari queste persone si adattano a fare i lavori di badante, muratore, eccetera, eccetera, però si costruiscono case. Tu magari vai a fare l'architetto per costruire quelle case. Cioè, quello che poi dicono i dati tedeschi è questo, che il sistema accoglienza è stato un investimento perché ha avuto un ritorno su tutta la società. Poi io rimango sempre dell'idea, visto che anch'io sono figlia di operai e di pescatori, cioè di persone umili, è che abbiamo diritto tutti a quel famoso ascensore sociale che, come diceva prima Marco, non c'è più. Cioè, ma non vale solamente per i nostri amici indiani, vale per tutti noi in questo momento. Quindi, insomma, penso che sia anche uno dei motivi per cui siamo qui oggi, cioè riflettere sul fatto che
pensare che è giusto che ci siano degli ultimi e che noi non vediamo quando andiamo a comprare le zucchine o abbiamo un problema con la nostra nonna ammalata, non va bene, alla lunga non ci porta lontano. Non so se... no, grazie a te. Vai, sì. Non so se bene, ci sono altre domande. Perfetto, ringrazierei molto Rose di Battaglia. Dai, povera, ha voluto. Chiedo scusa. Allora, si è separata sede, ti rispondo. No, ringrazio molto Rose di Battaglia. Grazie. Per il suo intervento, la sua relazione e per il suo lavoro. Insomma, il dossier è tra l'altro scaricabile gratuitamente da internet, sì, quindi consiglio esatto. A tutti di andarlo a recuperare. Lo rilanceremo anche sulla pagina Facebook nei prossimi giorni. E...